Ciao a tutti, bentornati sul canale di New York, Welcome a New York con Irene. Oggi andiamo a vedere il Central Park Zoo. È uno zoo piccino, molto piccolo, non vi occuperà più di qualche ora, però è una di quelle cose che potete fare soprattutto se siete in viaggio con i più piccoli. Andiamo a vedere. È buona, yummy. Questi sono i prezzi dello zoo e potete fare o alla coda alla biglietteria oppure potete anche comprarli automaticamente a questi piccoli computer. Se non hai un senso va nel mare. Ok, fermi, fermo. Ok. Due total experience, ecco qui, andiamo. Questa è la mappa dello zoo e quindi abbiamo visto i sea lions, queste sono le snow monkey, c'è una zona tropicale, a quanto pare dei panda rossi, leopardi da neve, il grizzly bears, sembra esserci anche l'orso, harbor seals, i pinguini e poi più o meno dovremmo aver finito. If we gotta catch up, how you living now? How'd I leave you in the past? Say the word, I'll be there in a minute on. I'll be flying first class. Oh, oh, yeah, yeah. You got me feeling it, feeling it. Some of them have hair. C'è anche un caffè, se volete qualcosa da bere o da mangiare, potete anche sedervi all'aperto. Come avete visto, non vi serviranno più di qualche ora per visitare lo zoo di Central Park, è veramente piccolo. Gli animali sono di solito di piccola taglia, a parte l'orso e lo snow leopard. So che non tutti sono appassionati di zoo. Io ad esempio, a me piacciono molto gli animali, gli zoo da piccolina ci andavo, però dopo vedere gli animali in gabbia mi ha sempre fatto un certo che. Quindi poi resta a voi se volete venire o no. Ho pensato potesse essere una cosa che potevate fare con i più piccoli. Scriverò anche un po' la storia degli animali che abbiamo visto sul video e sull'articolo, se volete leggere dove vengono e perché sono qui. Se vi servono altre informazioni su orari, biglietti, sempre leggete l'articolo. Se avete domande, commenti, potete usare i commenti, rispondo a tutti. Se vi è piaciuto il video, thumbs up.
Se avete suggerimenti per i prossimi video, sempre nei commenti. E se avete, se volete visitare New York con i bambini, arriverà presto un video dedicato a New York e famiglie. Alla prossima, ciao!